Pronto? Oi, Maurona. Chi è? Oh, sono qui, sono Gigi. Gigi, scusa, bufà. Oh, Dimmi. ma dove stai? Stai in bicciata? No, no, sto in casa, dimmi, Ah, dimmi. stai No, non mi rumeno? ha suscitato. No, Ah. ma devi dare un caffè, mi ha suscitato. Ah, no, sì, ah, boh, vuoi che ti chiami più tardi? No, no, non ti preoccupare, dimmi. No, allora, siccome rimane a sedo, vieni, no? Allora, Scusa, senta. non vengo. Tu dici una cosa, rimane dove voglio fare cantare. Facimi innamorarsi. Ma ti fa piacere o no? Ah, faccio il cazzo. Esatto, perfetto. Che cazzo. No, tu le dici, siccome che rimane, tengo una ripresa pure da Rai. Ok? E se mi fanno un po' qualcosa più italiano. Hai capito? Innamorarsi un po' italiani. Mo sto pensando come potessimo. Lo so che c'è un problema. Perché ci stanno proprio. Allora ci sta, se mi fa proprio innamorarsi italiano. Poi volesse fare, siccome che stasera è di mano, ma non è una fiction su Caruso. Tu la sai che la canzone Caruso, Come? Melluso, metta capindo per tu. La sai che sta qua. Come? Ah. Siccome che chi si viene nella truppa di G1, e là già. Se mi fanno poco. E se mi fanno poco, che te voglio bene assai. Ma tanto tanto bene assai. Chi lo Caruso, Melluso, là. I sono vicini da stire, qua. Asienda da stire. Caruso. Po, egli è E sciuscato. ci sarà pure il terzo secondo, ma sto scendendo, mi stai facendo cantare. Va buona stata da qua. Va bene. Come fa la seconda parte? Boh, mannaggia, non mi ricordo. La seconda parte. Storta, aspetta, com'era? Ah, sotto brioche, tenni cosci, musci, musci. Ma certo. Mi stai facendo facciare i sacchi. No, guarda, ma. Ah, Sì, allora, innamorarsi è in do, ti ricordi la tonalità? Innamorasse Don Minuto. Innamorarsi, no, penso che non può capire. No, è altro, che originale, Ah, non se sono facciamo tu. una donna sotto. Innamorarsi, dove vado come è brutto, si Questo succede. ti succede. Esatto. Innamorarsi. Però, sienta, allora, tieni la carta e la penna. Scrivete un momento sta. A così da. Io ho fatto un po' con un testo in italiano. Piglia. Allora, scrivi innamorarsi Innamorarsi. due volte come brutto se capita. Due volte come brutto Se capita, perché se canta. voglio fare la parte. Cioè, se la facciamo in italiana, gli ha minuto il giornale. Se una roba dice, ne capite i soldi neomelodici, cose, ci tagliano e ci levano a pezzi. Allora, innamorarsi, dove come è brutto se capita. Ok? Se capita, ah, se capita, no Esatto. se. Poi fa innamorarsi. Capita. Innamorarsi. Innamorarsi. Coadiuvandoti se fossi ieri. Come? Troppo difficile questo, Mo scene tutto difficile, innamorarsi. Coadiuvandoti che fosse la stessa cosa. Coadiuvandoti. Esatto. E non mi diciamo che pochissime parole, sono difficili per me. Non ci siamo mai riusciti. Innamorarsi, peccato, quando sì. Prova a fare la prima parte, scusa. Innamorarsi due volte come brutto se capita. Giusto. Innamorarsi, Coadiuvando. caduandosi, Se come? fosse. Va bene. Che magari ce la fa, cioè, che devo fare? Devo fare? Io sono un guitto senza più vergogna. Sono un guitto senza più vergogna. Esatto. Più ti mando via e tu più ritorni. No, più ti mando via e più ritorni. Sei E ti come un rimane. boomerang in questi giorni. Hai Sì, capito? ma questa canzone per si è persa. Hai Si è capito? Ma persa. tu non pensi a Napoli, casa a Napoli. In Italia non sanno. La sto facendo più Italiano. italiano. Tu puoi venire a fare le prove. Rimane. Ma dove, là? All'arena, Roni. Venga vicino. Vieni l'orario che c'è a mia. Vieni tre. E tre. I tre facciamo. Durante prova, allora. I tre facciamo prova. Così ci apriamo un luogo vicino pianoforte. Chi mo Sì, stonga ma pro. la fa, figuri in mezzo, io ne sa c'è. No, signore, non ti preoccupare. Sì, Ma mo tu. faccio comunicato stampa.
perché voglio fare un rispetto sia a Finizia che a Sal da Vinci, che stai solo tu a cantare. Tieni a dirla però. Niente, ci sono rimane tre, poi ti chiamo più tardi, ci stanno novità, eh? Babbo. Ok, ma faccio un comunicato a stampa. Rammi parole Gaduan, perlomeno mi piace mettere a mettere. Gaduan, sì, sì, ci capi. Ti capi? Va bene, ok. Ti chiamerò. Va bene, un bacio. Ciao, 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 ciao. I che combinavate? Siamo ancora in diretta. Allora, silenzio, siamo ancora in diretta. Allora, adesso al povero Mauro Nardi lo chiameremo tra un attimo facendogli credere che siamo i giornalisti della vita in diretta. Tra poco. Pronto? Pronto, buonasera. La chiamo dall'ufficio stampa Dalia Gaberschik. La chiamo dall'ufficio stampa del signor D'Alessio, il signor Nardi? Sì. Ah, buonasera, mi scusi tanto per il disturbo. La chiamo per il comunicato stampa che verrà effettuato per le trasmissioni televisive, i giornali, per il concerto che dovrete fare domani e per la sua partecipazione a questo concerto. Intanto volevamo raccogliere una dichiarazione. La disturbo innanzitutto? No. Ah, mi scusi tanto, ecco, no, perché non me ne ero assicurato subito. Allora, se può gentilmente mi fa una dichiarazione che io posso comunicare ai giornali sulla sua partecipazione al concerto? No, ma queste cose lo caricano. Mi dica. Nessuna comunicazione. No, beh, una dichiarazione, non so, le farà almeno piacere partecipare a un concerto di un artista internazionale come D'Alessio. C'è stato detto che lei partecipava, io sinceramente non la conosco, ma c'è stato detto che lei partecipava, ci sono stati dati i suoi recapiti, dopodiché se lei gentilmente ci vuole rilasciare una dichiarazione, noi la comunichiamo ai giornali, si usa così quando si fa un concerto così importante. Guardi che il concetto è importante perché è di un grande che grazie a lui la nostra Napoli non c'ha solo... oggi che coccoliamo Insigne, che è un grande, che a me mi dà la stessa fortuna di Gigi Insigne, per cui noi napoletani dobbiamo essere fieri di avere Gigi D'Alessio prima. Poi io non per fare un comunicato, io sono un ospite d'onore di Gigi perché mi sento di essere un fratello maggiore di Gigi. Chi non lo vuole bene a lui non vuole bene a me, io lo voglio bene a chi non lo vuole bene. Questo comunicato stampa di artisticamente, lei non lo so se non posso per me, io mi sono sentito con Gigi, no? Sì, io sto raccogliendo però, mentre lei parla. Comunicato stampa, posso solo dire che niente, mi fa piacere di partecipare come ospite d'onore al suo concerto. Questo. Allora, glielo ripeto. Può cantare. Sì. Lei non mi conosce. No. Io sono un piccolo cantante napoletano che mi difendo da tanti anni. E niente. Infatti, Mauro Nardi, ospite di Gigi D'Alessio, ospite al suo concerto. È più bello di questo. Se mettiamo qualcosa in più... Mi può dare fastidio a me. Allora, lei è un po' sgrammaticato, le ripeto. Allora, grazie a lui la nostra Napoli non ci ha solo Insigne, che è un grande, che a me mi dà la stessa fortuna di Insigne. Noi dobbiamo essere fieri, io, non noi, per fare un comunicato. Io sono un ospite d'onore, questo comunicato di artisticamente. Io mi sono sentito con Gigi, comunicato stampa. Posso solo dire... Mi fa piacere cantare, io sono un piccolo cantante da tanti anni, neanche un Robivecchi ceceno parla così, scusi, abbia pazienza, scusa, io non ho idea di come lei possa andare in televisione a dire una roba del genere. No, prego. Voglio dire una cosa, innanzitutto, sì. Io sono uno che nella mia vita con i verbi non sono andato mai d'accordo. Ah, quello era assolutamente evidente, no, quello era assolutamente evidente, sì, sì, sì. Però, guarda... Non lo so, tutto quello che ha detto mi fa solo piacere se lei dirà cose belle per Gigi. Del resto, guardi, io le sarò sincero, non la conosco, lo abbiamo sconsigliato in tutti i modi. Allora mi scusi, lei non mi conosce, no, proprio sono no. Un piccolo non cantante proprio chi napoletano. Sia. Un piccolo cantante napoletano. Sì, ma questo è evidente, no, va bene, ma lì lo so che c'è tutta questa, come dire, questo sottobosco di cantantucoli. Noi abbiamo cercato di dissuaderlo, il signor D'Alessio, perché un cantante internazionale come lui deve avere Michael Bolton al suo fianco. Adesso, con tutto il rispetto per lei, ma... Lei,
lei deve scrivere una cosa importante. Cioè, cioè, ci deve essere Claudio Baglioni al concerto di Gigi D'Alessio, no? Vabbè, parliamo, stiamo alla stoccapendo adesso. Se mi parli di Claudio Baglioni, allora possiamo parlare di Gigi D'Alessio. Certo, no, perché ci sono molti, ci sono molte persone che hanno tante belle cose. Saldavinci, almeno ha fatto Sanremo. No, vabbè, Saldavinci, per carità, sarà un bravo artista, però legge le persone. Io amo Le persone, ma almeno lo conoscono in Italia, scusi, abbia pazienza. Io amo grazie a Gigi. Grazie a Gigi, se no Sanremo non lo facevo mai. Te capì, grazie a Gigi, però almeno l'ha fatto. Anche per esempio, quell'altro là, Finizio, anche lui molto famoso. Io non ho capito perché si è fissato con lei. Artisticamente, io sono uno che ho sempre. Artisticamente non ho mai sottovalutato nessuno. A me tutti quelli che hanno le belle cose da Gigi e poi tradiscono personalmente, a me mi dà fastidio. Beh, adesso tradiscono, non utilizzi parole grosse. E lei le parole sue sono piccole. No, vabbè, adesso io comunque comunicherò che lei non è in grado di parlare al telegiornale, perché sinceramente no, sono in grado, domando mai. Figuracce non le vogliamo fare. Va bene. Sono uno che non conosco solo Napoli. Cosa conosce? Giro, nelle giostre. Giro tanto. Valle dell'Andia. Si deve un po' informare. Io sai che cosa posso dirle? Che io proprio con i giornali, con le televisioni, sono un po' di dimenticatezze, come si dice, quando uno... Non ci tengo tanto, a volte ci sono persone con i giornali. No, ma a me mi dicevano anche che lei aveva fatto una tournée in America con D'Alessio, no? E quello per me è stato una grande gioia, un grande onore. Ma non si è vergognato lì? Ho capito, ma lei... Un artista internazionale. Te capì, ma lei non si è vergognato, abbia pazienza, insomma, noi glielo ripeto. Non sa cosa vuol dire. Mario, lei coadiuva? Come? No, dico, lei coadiuva? Coadiuva? Ma che significa coadiuva? Scusi. No, dico, lei concilia? Ma concilia? Vabbè. Non lo so. Sì. Sono dei verbi che io non conosco. Lei domani canterà all'Arena Flegrea, secondo me le potrebbe andare a cantare al Bafuoglio di Mugnano, ma insomma voglio dire, vabbè, detto questo. Allora, io... non lo so, se lei io posso fare cosa dirvi? Non vi ho capito, la parola non l'ho capito. E non dare Marona Nucabi a picciara di Ci sei cascato, sciocchino, ci sei cascato, stupidino, ci sei cascato, esci, ci sei cascato, osce! Scherzo di Radio Marte, sei con Fabio Bre, con Gigi D'Alessio e Fabio Brescia in diretta. Buonasera. Madonna, che madre fattrice, mamma mia. Mamma mia. Non può scendere ciò a coppa, ma non può scendere ciò. Madonna mia, Radica sentono tutto. A Radica che l'ascolto tutto l'Italia, mamma mia. Bravo. Ma non è che mi è combinato. No, Marita Finizia, Mauro, Saldavinci. Già fatte tre telefonate. Sta sotto palazzo, stanno tutti quanti sotto palazzo. Ma io sono scherzo però, Zitto che è peggio, zitto. No, allora. Ma cominciamo proprio è assurdo, sa da giustificare. Sì, ok. Madonna mia. Va bene, dai, era uno scherzo. Ma non era l'unico modo che poteva venire a Radio Marta. Un abbraccio, Mauro, ti vogliamo bene. Ti vogliamo bene, sei un grande. A tra poco. Ciao, fratello.